Allora, ce la facciamo con queste ripetizioni di oncologia? Boh, sto comunque che oggi, domani, dopodomani, il 23, il 24, il 25 mattina ho 6 ripetizioni, 6 video lezioni che devo fare, 6 cicli, chiamiamoli così, per cercare di avere una memoria a breve termine tanto più forte. Potresti accusarmi di questo, dirmi magari non stai studiando bene, ma vi assicuro che cioè, è nozionistica alla fine. Quindi. Se non va bene, pazienza, la studierò ancora di più, la memorizzerò ancora di più, ma comunque la dimenticherò, perché sono cose assurde, per alcuni tumori. Bene, quindi oggi di che parliamo? Abbiamo parlato del polmone, parliamo del melanoma, altro molto importante, tumore. Allora, vediamo prima i miei appunti, poi quelli fatti in classe. Appunti che io ho tirato fuori da oncologia, oncu. Vi ricordo sempre le linee guide IOM, se voleste essere più sofisticati, lunghissime da vedere, ma vedete voi. Allora, per la stadiazione del melanoma abbiamo la classificazione di Breslow e di Clark. Per quanto riguarda la terapia, allora, in una forma adiuvante, quindi che si fa dopo l'approccio chirurgico, per patologia localizzata, secondo la stadiazione AJCC, in terzo o quarto stadio, si fa una terapia con interferon gamma, ipilimumab, che è un anti-CTLA-4, che si è dimostrato più efficace dell'interferon gamma, più il placebo. E si utilizzano questi in stadio 3B, in stadio 3C, in quarto stadio, poi stanno i farmaci contro il PD-1, il nivolumab, il BRAF, dabrafenib, vemurafenib, che si usano anche in stadio 2C, 3A, 3B, 3C, contro il MEC, trametinib, quindi target therapy. Nella forma avanzata e con recidiva abbiamo l'immunoterapia ipilimumab contro il CTLA-4, più efficace del vaccino peptidico GP 100, e si deve associare alla dacarbazina. Il nivolumab contro il PD-1 si è visto più efficace della dacarbazina, però in pretrattamento con inibitori di BRAF, più efficace anche del carboplatino e paclitaxel. Poi c'è il pembrolizumab contro il PD-1, poi c'è l'ipilimumab che si è visto più efficace, meno efficace del nivolumab. In realtà si è visto che c'è un maggior approccio, diciamo, un miglior outcome quando c'è una terapia combinata, ipilimumab, pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab. Nel melanoma avanzato recidive, l'immunoterapia vede anche il pembrolizumab contro il PD-1, che si tollera sicuramente meglio della chemioterapia e poi abbiamo una linea di ipilimumab con o BRAF inibitore, più o meno MEC inibitore. Poi eventualmente fa il pembrolizumab più, diciamo, a due diversi dosaggi o chemioterapia. Questo si è dimostrato più efficace. Pembrolizumab è più efficace dell'ipilimumab sia in prima che seconda linea. Gli effetti collaterali possono essere dosati con i glucocorticoidi, al peggio con gli immunosoppressori, infliximab per le coliti, micofenolato nelle epatiti. Target therapy, inibitori di BRAF, vemurafenib, dabrafenib, encorafenib. Inibitori di MEC, cobimetinib, trametinib, binimetinib, ok? Si è vista che la combinazione dabrafenib-trametinib è più efficace del vemurafenib. Vemurafenib più cobimetinib è più efficace del vemurafenib da solo. Poi stanno le mutazioni di NRAS, dove c'è il binimetinib, che è un inibitore di MEC, che si è dimostrato, diciamo, più efficace della carbazina. Per le mutazioni di c-Kit stanno ancora in studio alcuni farmaci. I chemioterapici utilizzati possono essere la dacarbazina, la temozolomide per le localizzazioni cerebrali, fotemustina, carboplatino, Taxolo. Poi abbiamo una forma particolare di melanoma che è il melanoma oculare. Nelle forme localizzate è la chemioterapia con fotemustina, in combo con lo schema BOLDA, bleomicina, vincristina, lomustina, dacarbazina più interferon, immunoterapia ipilimumab
ipilimumab, CTLA-4, nivolumab, PD-1, pembrolizumab, PD-1, target therapy contro tirosinghinasi, imatinib, sunitinib, MEC con selumetinib. Per le metastasi epatiche, fotemustine, intraepatica o sistemica, fortunatamente non ci sono, cioè non ci sono inibitori per la mutazione di BRAF. Poi abbiamo altri tumori, un po' più rari, che sono i tumori a cellule di Merkel, dove fai un adiuvante nelle forme localizzate, quindi post-terapia chirurgica, con derivante di platino più etoposide o radioterapia a 50 gray. Nelle forme avanzate, chemioterapia con derivante di platino ed etoposide. Ci sono degli studi, ma non c'è ancora un'efficacia della combo doxorubicina, dacarbazina, vincristina, ciclofosfamide e metotrexato. Immunoterapia con avelumab e pembrolizumab. Il carcinoma invece basocellulare, nelle forme localmente avanzate, puoi fare il cisplatino, no, 5-fluorouracile topico, imiquimod e terapia fotodinamica. Oppure intralesionale bleomicina interferon 5-fluorouracile. Nelle forme avanzate o recidive, vismodegib, che agisce contro l'EDGEOG pathway, quindi l'EDGEOG pathway, la proteina SMO. Vedete un po' voi. Prima di questa terapia si faceva cisplatino, 5-fluorouracile, doxorubicina, bleomicina, ciclofosfamide. Quindi una combo. Quindi, tornando indietro, vediamo da questi miei altri appunti. Il basocellulare ha un'invasività locoregionale, si fa chirurgia, radioterapia, vismodegib contro il pathway MedGeog, quindi è stato detto anche questo, eventualmente immunoterapia contro anticorpi contro CTLA-4, proteina H. Anche ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab. Il carcinoma squamoso non l'ho descritto, lo dice qui, diciamo, c'è nelle forme indifferenziali il cemipumab, che è un target therapy contro il PD-L1. Dopodiché torniamo al caro melanoma, non quello oculare, che comunque è una forma già molto più rara. Io mi sto a confondere un attimo. Molto più facile del polmone il melanoma, questo sì. Allora, target therapy con terapie immunologiche per i checkpoint immunitari. Il melanoma può interessare la cute, le mucose, l'intestino, l'esofago, i bronchi, la vescica, l'occhio, può dare metastasi linfonodali cerebrali quando è occulto. C'è la possibilità della mutazione di RAF. Fattori di rischio: esposizione solare elevata, pelle chiara, alti nei nevi displastici di Clark, familiarità. Cresce superficialmente in modo pagetoide, si approfonda, supera la membrana basale, raggiunge il derma papillare e reticolare, può dare iperplasia atipica. Noi abbiamo la cara regola dell'ABCD, asimmetria, bordi, colore, dimensioni superiori ai 6 mm, dopodiché abbiamo la stadiazione, TIS in situ chirurgia, con un margine libero a 5 mm per un T1 1 centimetro, già sopra un millimetro, che parliamo di T1, togli i linfonodi. In T1 abbiamo fino a un millimetro T1A senza mitosi, ulcerazioni, T1BC, T2 invece 1-2 mm, T3 2-4 mm, T4 più di 4 mm. Poi i linfonodi interessati possono essere quelli superiori, ascellari, inferiori, inguinali, testa, collo, laterocervicali. In N1 un linfonodo micromacroscopico come nodulo, N2 2-3 linfonodi o extra linfonodali come metastasi, N3 4 più linfonodi oppure una diffusione metastatica più importante. Metastasi M0, interessamento M1A cute, sottocute lì e poi linfonodi distali, M1B ai polmoni, M1C quindi cerebrali. Metastasi varie. Abbiamo un indice prognostico che è l'LDM, dove si fa una valutazione in funzione del quarto stadio e si va a fare una stadiazione, okay, del paziente. La terapia che fai è una terapia adiuvante, ok? Nel caso di
Terapia adiuvante pembrolizumab quando non c'è la mutazione di RAF, che è ad alto rischio. Quando RAF è mutato, inibitori di RAF, dabrafenib, trametinib, che è anche un inibitore di MEK, o nivolumab. Quando invece sono presenti le metastasi, quindi abbiamo fatto una spiegazione sull'approccio immunoterapico, poi con RAF, esatto, RAF e MEK, NRAS sarebbe in realtà. Per le forme invece metastatiche, quindi parliamo di forme già più avanzate, più aggressive, vemurafenib, cepimetinib, dabrafenib, trametinib. Eh sì, che sono fondamentalmente target therapy, BRAF inibitore, MEK inibitore, che vi ho detto prima, vemurafenib più cobimetinib, dabrafenib più trametinib, che si sono dimostrati più efficaci del vemurafenib da soli. Ok. Quindi anche il caro melanoma complesso, devo dire la verità, però nonostante sia complesso è stato fatto. Ovviamente le prossime video lezioni ripasserò ancora di più alcune cose, rivedrò alcuni dettagli, per esempio non sto integrando gli effetti collaterali, i meccanismi d'azione dei vari farmaci. Passiamo alla prossima video lezione di cui parleremo nel prossimo capitolone, perché parliamo della mammella. A presto.